Dopo l'esternazione dell'altro giorno, qualcosa le ha dato fastidio di quello che è stato detto? No, no, assolutamente, perché io rispetto sempre le idee e le opinioni degli altri, come mi piacerebbe che gli altri rispettassero le mie, e quindi niente mi ha dato fastidio, insomma. Il Piacenza come un caffè? Niente affatto. L'avversario si è dimostrato grintoso. La Juventus ha trovato duro a centrocampo e in difesa, soffrendo parecchio. Sono così emerse nel primo tempo smagliature preoccupanti per Lippi, che ha capito che qualcosa non andava e, pensando un po' anche alla Coppa, nella ripresa, come vedremo, ha operato una sterzata tattica che dovrà far riflettere. La diligenza di Dilivio non è stata accompagnata da un'altrettanto ordinata condotta degli altri e dietro l'assenza di Vierchowod ha avuto un certo peso. Ma il campanello d'allarme è suonato quando Corini ha colpito la traversa. Sì, Vialli e Ravanelli hanno mostrato grande impegno anche nei ripiegamenti, tuttavia la partita è apparsa a senso unico. Una grande occasione per Caccia, ma c'è fuorigioco. Quando si è fatto male Peruzzi, ferito dopo uno scontro con De Francesco, ma in Coppa ci sarà, si è avuta l'impressione di una giornata storta per i bianconeri, che a questo punto però si sono svegliati di soprassalto. Ma prima di andare a segno hanno lasciato un'ultima palla al Piacenza. Non era tempo di Caccia e Rampulla non si è fatto impallinare. Poi sulla ruota bianconera è uscito il terno secco. Palla catturata a centrocampo, Sousa ha imbeccato Vialli e la partita è cambiata. Il contropiede juventino è stato micidiale. Comunque, nella ripresa, Lippi ha operato importanti variazioni tattiche. È entrato Torricelli a destra, Porrini e Ferrara centrali, Tacchinardi davanti alla difesa, affiancato da Conte e Jugovic. Fuori Sousa e Deschamps. Il Piacenza è apparso stanco ed è cominciata la mattanza. La traversa di Porrini è stata l'annuncio della goleada. Il pressing bianconero si è dimostrato vincente e Torricelli ha segnato il suo primo gol in Serie A su invito di Vialli. La vittoria bianconera è apparsa così al sicuro. Nei paraggi di Lippi è tornato il sereno. Ravanelli poi ha cercato il gol a tutti i costi e se lo è procurato da solo. Parole e musica. È la terza volta di Fabrizio in due giornate. L'ultima pera è di Vialli imbeccato da Conte. Il Piacenza Made in Italy, con Polonia unico cognome un po' sospetto, offre un mazzo di fiori e 3 punti alla signora. 3 telegrammi di Ravanelli, Cagni e Lippi. Abbiamo un po' sofferto il primo tempo, però poi nel secondo penso che abbiamo meritato questa vittoria. Comunque dobbiamo così, ammettere che la Piacenza ci ha fatto soffrire. La mia squadra ha dimostrato di mancare ancora di quella cattiveria, carica agonistica che ci vuole per fare una categoria così difficile, una squadra di provincia come la nostra. Brutta nel primo tempo, indubbiamente brutta. Fortunatamente una Juventus migliore nel secondo tempo. Vialli è un grande giocatore e sono quei giocatori che la loro presenza è sempre importante, anche se non sono al 100%. Da Piacenza per la Domenica Sportiva, Franco Zuccalli.